La sua missione è aiutare le famiglie a vivere in modo più semplice la loro vita grazie all'organizzazione della casa e delle azioni quotidiane. Crede nel potere delle abitudini e in una casa che dovrebbe essere sempre un'isola felice, pronta ad accoglierci dopo una lunga giornata e non fonte di continui problemi, pensieri e litigi. Per lei la famiglia è una squadra con cui collaborare, dove ognuno ha il proprio compito e che si muove simultaneamente in armonia, per permettere a ciascuno di affrontare al meglio la quotidianità. Diamo il benvenuto a Valentina Vigato, professional organizer, che è in collegamento con noi questa mattina. Buongiorno Valentina, benvenuta. Buongiorno, grazie. Allora, senti, ti ho presentato come professional organizer, ma so già che alcuni dei nostri amici collegati ci bacchetteranno perché dicono che utilizziamo troppi termini in inglese. Quindi spiegaci che cosa fa, chi è una professional organizer? Una professional organizer aiuta appunto, l'hai detto benissimo, le famiglie ad organizzare la casa, il tempo. Ci sono professional organizer che si occupano anche di aiutare le aziende nell'ottimizzazione del loro lavoro e quindi proprio a seconda poi della specializzazione di ciascuno si va a aiutare il flusso delle azioni quotidiane proprio grazie all'organizzazione degli spazi e delle diverse attività nel corso di una giornata. Benissimo, molto molto chiaro, quindi nessuno ci può Assolutamente. sgridare. Allora, partiamo dal tuo sito internet valentinavigato.it. C'è uno spazio, è uno spazio in cui condividi con chi ti segue tante istruzioni per l'uso, consigli utili, soprattutto antispreco in casa e in cucina. Senti, allora partiamo da qualche dritta per le tanto temute pulizie di primavera o grandi pulizie. Allora, io in genere consiglio sempre di non trovarsi a fare le pulizie, prendersi una settimana di ferie. Mia mamma, quando eravamo in quattro figli, doveva prendersi una settimana di ferie per fare le pulizie di primavera. Io sconsiglio altamente, soprattutto perché al giorno d'oggi non è materialmente sostenibile, no? E quindi molte famiglie consiglio spesso proprio di lavorare in squadra. Lavorare insieme, tutti insieme, ma soprattutto di cercare di suddividere le pulizie periodiche. Io non amo chiamarle di primavera proprio perché non è che dobbiamo pulire la casa intensamente a primavera e poi basta, ok? Certo. Preferisco suddividerle nel corso dell'anno. Quindi ci sono dei momenti in cui andremo a fare pulizie autunnali, perché magari c'è da fare la pulizia dei termosifoni, preparare la casa per l'inverno e così via. Pulizie più specifiche primaverili, per chi ha il giardino, magari d'estate invece il tempo che dedica alle pulizie periodiche andrà a farlo, che ne so, in giardino o con le attività all'esterno. Quindi il mio consiglio è proprio di andare a suddividere la casa. Intanto per zone, quindi ogni zona avrà un giorno della settimana, un momento della settimana in cui andare a concentrarsi su quell'attività. E poi appunto ci permette proprio di collaborare tutti insieme avendo un piano specifico in cui dire: ok, la prima settimana del mese ci dedichiamo, che so, a pulire, a togliere le ragnatele di tutta casa. Quindi ci si mette tutti insieme e si approfitta proprio per fare quella specifica attività. Quindi Valentina, allora io sono uomo e la mia organizzazione, puoi presumere, ecco, non è che sia delle migliori, un po' come tutti quanti gli uomini. Allora faccio la parte del tonto e quindi facciamo così, primavera cosa puliamo? Così anche posso aiutare mia moglie in casa. Beh, in realtà dipende da com'è strutturata la vostra casa e non è Ok. che primavera che cosa puliamo. Di solito ci sono tante appunto attività come la deragnatura, il pulire gli scoli della doccia, quelle cose lì che vanno fatte in continuazione, quindi Certo. periodiche. E quindi decidiamo proprio all'inizio dell'anno, in un momento in cui decidiamo, ok, questo è il nostro momento. Vi mettete a tavolino e dite: ok, queste sono le cose che serve fare in casa, è un po' che non le facciamo, e quindi vi confrontate e dite, facendo proprio il tour della casa, andate in giro per casa e guardate com'è configurata
conformata la vostra casa. Quindi che so, ci sono da lavare le tende, ci sono da rinfrescare le coperte, non è che lo facciamo solamente a primavera, no? Perché magari poi prima di Natale è da rifare, cioè, perché le vogliamo fresche. Quindi è per questo che non le chiamo pulizie di primavera, perché non lo facciamo solo una volta l'anno. È importante avere un piano che poi sia anche facilmente ripetibile. Quindi lo fate una volta, vi impegnate, vi prendete questa difficoltà una volta e dite ok. Tra l'altro per le coppie o comunque per le famiglie, io consiglio sempre proprio di andare a vedere le cose in cui io sono più brava e mio marito è più bravo e magari in cui possiamo coinvolgere nostra figlia. Quindi a seconda proprio delle conformazioni della famiglia, mio marito è un appassionato di passare l'aspirapolvere, vai caro, passa l'aspirapolvere, ok? Mentre io magari sono più brava a fare qualcos'altro, l'aspirapolvere proprio non mi piace passarlo. Allora, quindi tutto deve essere sostenibile. Io chiedo alla regia se possiamo chiamare la moglie di Leonardo per avere conferma in diretta di quello che sta dicendo, perché non so se ci sta seguendo. Io direi di fare un armistizio prima, allora facciamo un patto di non belligeranza. Facciamo un patto di che altrimenti poi mi toccherà chiamare anche mio marito. E quindi facciamo, ok, facciamoci, lasciamo le cose come stanno. Come dire, anzi, approfittiamo della competenza e della professionalità di Valentina. Si parla tanto di decluttering, ecco un altro termine in inglese, sì. Cioè togliere il superfluo e ridurre all'essenziale le nostre cose. Da dove iniziare, Valentina? Da dove iniziare? Quando c'è una situazione di tante cose e spesso non si sa da dove partire, spesso si vedono queste case piene di cose e noi stesse che diciamo ok, voglio affrontare la mia casa, sento la necessità di fare qualcosa, di cambiare, però aiuto, da dove parto? La prima cosa che io consiglio di fare sempre è banale, ma spesso non ci si rende conto di quanto sia potente: buttare le immondizie. Prendiamo un sacco proprio del secco, ok? Sì. E andiamo in giro per tutta casa, o magari se è troppo per stanza per stanza, lo consiglio caldamente anche per le stanze degli adolescenti, perché ci permette di rispettare i loro spazi e comunicargli però allo stesso tempo che c'è la necessità, ok, di almeno le immondizie buttarle. Quindi io non lo so se appunto le persone che sono a casa hanno bambini, mi immagino appunto i legnetti che porta a casa mia figlia, le pietruzze, i fiori che si sono seccati e restano lì mesi, gli adolescenti viceversa magari hanno gli avanzi di scuola eccetera, ma di nuovo non pensiamo siano solamente i figli che creano, certo, appunto disordine e sporco all'interno della nostra casa. Quindi il mio consiglio proprio è prendere un sacco e andare in giro per casa, anche semplicemente i volantini del supermercato, la posta che non abbiamo mai smistato, andiamo a guardare tutte queste cose e all'interno della nostra casa scopriamo che ci sarà un sacco di immondizia. La seconda cosa, invece, che è un po' forse più difficile, è proprio quella di liberare le superfici. Liberare le superfici ci permette proprio di pulire e di prenderci cura della nostra casa in modo più semplice. Che cosa intendo? Spesso appunto sui nostri mobili ci piace mettere la cornice e il ricordo di questo, di quello, di quell'altro ancora. Vengono delle superfici piene di cose difficilissime da spolverare e queste cose singole perdono il loro valore nell'insieme, perché sono tutte buttate là, perché le dobbiamo mostrare tutte, perché se passa tal parente non mostriamo la sua bomboniera, aiuto, ok? E invece il mio consiglio è quello di metterle fuori a rotazione, quindi libera completamente le superfici, guarda come ti trovi a avere una superficie completamente liberata e un po' alla volta magari tira fuori le decorazioni stagione per stagione, quindi una foto primaverile la metti fuori a primavera insieme alla bomboniera primaverile, certo, e così via. Cioè non riempiamo queste povere superfici che poi è un casino da spolverare, da pulire, da occuparcene, perché tra l'altro
cose attraggono cose, quindi poi ci diciamo, ma perché poi oltre alla fotografia, alla bomboliera, alla decorazione, questo e quell'altro, c'è un sacco di altra roba, ok? È anche liberatorio, è una cosa che fa bene alla mente, all'anima. Io credo sia una pratica, ora non mi viene il termine esatto, ma è una pratica proprio quella del... È una pratica proprio... quella del buttare, c'è un termine, però in questo momento non lo riesco ad inquadrare. Magari, space cleaning, forse intendi? Forse sì, forse, però è... sì, è benefico. Libera endorfine. È benefico, è stato provato da diversi studi che una casa con meno cose, con meno disordine, trasmette meno stress. È stato provato anche in tante famiglie con bambini che i bambini funzionano meglio quando sanno dove sono le loro cose, nel senso, se hanno un cesto pieno di giocattoli, per loro è un casino andare a trovare quel dinosauro che è in fondo alla scatola, quindi devono tirare fuori tutto. Se invece hanno poche cose a vista e facilmente ritrovabili, è molto meno stressante sia per i bambini che per appunto gli adulti. È la mia fotografia di ieri pomeriggio. Sì, quindi vogliamo le prove. Sì, la prossima volta facciamo un blocco. Allora, Valentina, è molto interessante quello di cui stiamo parlando. Ti chiediamo di restare con noi ancora qualche minuto, perché così andiamo in pubblicità, sì. Proprio uno stacco di pochi istanti, per poi ritornare di nuovo insieme con i preziosissimi consigli di Valentina Vigato. State con noi. Ed eccoci ritornati insieme. Allora, Paola, per la tua gioia, mia moglie ha risposto: quando torni non sai cosa ti aspetta. Ah, vedi, ci stava seguendo. Quindi, fantastico. Quindi, che ti grazie, aspetta? Grazie, grazie mille, grandi Paola. Pulizie, cambio di armadio, cambio stagione. Guarda, mi godo la diretta, ci penso dopo. Chiediamo se puoi rimanere in diretta fino a domani, fino a domani. H24. Siamo un grande fratello perpetuo. Una maratona. Lasciamo stare. Allora, Valentina, abbiamo visto anche delle immagini, ecco, che ci riportano ai video che tu condividi con chi ti segue, tu sui social e sul tuo sito internet valentinavigato.it. Cambio stagionale dell'armadio, una cosa che tutti facciamo a forza perché siamo costretti. A te piace fare il cambio dell'armadio, il cambio stagionale, Leo? No. Più che altro quindi, per buttare roba, ecco, che magari che non indosso più, che magari, vabbè, magari l'anno prossimo la indosso e poi è l'occasione giusta per darla via, insomma. Ecco, come ci dobbiamo comportare? Valentina, dacci qualche consiglio, perché io penso che la settimana prossima mi toccherà farlo. Mi è piaciuta molto questa osservazione, proprio il fatto di farlo in modo consapevole per dire: ok, ci sono delle cose che non mi vanno più bene e le metto da parte, le do via, ne approfitto proprio per vedere a 360 gradi il mio armadio, quello che metto quotidianamente, e senza tanto giudizio decidere che cosa ho voglia di indossare in questo periodo. Il mio consiglio è proprio questo, quindi, di farlo con un proposito. Quindi di dire: ok, lo faccio e vado a vedere precisamente le cose che ho voglia di indossare in questa stagione. Tra l'altro, io consiglio sempre di fare un guardaroba capsula, ovvero una piccola selezione di abiti che ci dureranno per i prossimi 3 mesi. Ovvero, adesso sta iniziando il caldo e ci dà proprio la possibilità di dire: ok, che cosa voglio di mettere in questo prossimo periodo? E quindi andare non tanto a buttare o mettere chissà da dove, ok? Semplicemente mettere da parte tutte le cose che non ci vanno in questo momento. Se sono sgualcite e abbiamo voglia di indossarle, approfittiamone per sistemarle, così ci dureranno per tutta la stagione. E mettere da parte le cose che non abbiamo voglia di indossare, non ci vanno bene, non si adattano alla nostra vita. Perché la vita, non so a voi, ma cambia veramente continuamente. Un cambio di lavoro, l'arrivo di un bambino, semplicemente qualsiasi cambiamento proprio di vita, si cambia zona di dove si abita, quindi magari prima abiti in città, vai a stare in campagna, cambiano anche quindi le abitudini. Il mio consiglio è proprio rivalutare ogni stagione il nostro guardaroba con l'intenzione di adattarlo al nostro stile di vita in quel momento preciso.
Ah, bene, molto interessante questo. Poi potrebbe anche essere, come dire, una cosa antispreco, nel senso che utilizziamo, cioè prendiamo delle cose che magari non indossiamo più, non ci piacciono più e le regaliamo a chi magari può riutilizzarne, se sono capi anche insomma buoni che abbiamo acquistato per un evento, per una ricorrenza. Esatto, io consiglio anche se c'è qualcosa di particolar valore di venderle, ci sono tanti siti internet, tanti negozi dell'usato, dove appunto si potrebbe vendere questo capo che ha valore ma non utilizziamo più. Senti Valentina, io ho un problema con le scarpe. È una delle cose che odio più di tutte, le centinaia di paia, centinaia, vabbè, forse sono un po' esagerato, le decine di paia di scarpe in giro per gli armadi, insomma, tu da questo punto di vista cosa ci consigli di fare? Anche per fare una sana pulizia tante volte, perché poi ci sono scarpe che non indossi da anni e sono lì ferme in attesa della fine dei tempi, diciamo così. Il mio consiglio è proprio quello di definire un'area della nostra casa e di dire, ok, quella scarpiera è il posto che dovrà contenere tutte le mie scarpe. Non è che posso averle in giro per casa, una di qua, una di là, e poi non vederle tutte in un solo colpo d'occhio. Il consiglio proprio è quello di averle tutte in un posto, in modo da riuscire a sapere contemporaneamente che cosa hai in quel momento. E poi sarà la scarpiera, sarà quello spazio che hai destinato a quell'utilizzo specifico a definire quante cose puoi avere. Quindi dici, ok, questa scarpiera può tenere, che so, 20 paia di scarpe. Bene, la selezione sarà automatica, sarai costretto a selezionarle. Quindi magari butterai via per prime quelle che sono più consumate e non sono aggiustabili. Ce ne sono magari alcune alle quali tieni particolarmente e sono sistemabili, sarà l'occasione di andare da un calzolaio a farle sistemare. È proprio il momento giusto per affrontare questa piccola selezione. Definire uno spazio e lasciare che lo spazio sia la tua regola. Certo. Molto molto interessante. Grazie, grazie Valentina per questi tuoi consigli utilissimi. Ricordiamo che tu offri anche servizi di consulenza a chi ti contatta, quindi ricordiamo il tuo sito, i social a cui i telespettatori possono contattarti. Eccolo. Allora, mi trovano... Esatto, quello è il mio sito internet valentinavigato.it. Mi trovano su Instagram e su YouTube, dove in modo diverso ma quotidianamente condivido consigli proprio di organizzazione della casa e del tempo. E mentre sul sito internet possono iscriversi anche alla mia newsletter, quindi ci sono proprio dei consigli via email settimanali, dove ogni settimana appunto c'è una riflessione, un approfondimento, rispondo alle domande. Quindi ci sono veramente tanti tanti contenuti gratuiti e sul sito internet possono vedere anche le consulenze e i percorsi che offro ai miei clienti. Benissimo, bene. Grazie, grazie per essere stata con noi Valentina Vigato, per i tuoi preziosissimi consigli, grazie di cuore, alla prossima occasione torneremo a collegarci con te. Grazie ancora, sei soddisfatto, quindi puoi tornare a casa? Sì, dai, io dico di sì. Dai, vediamo come evolve la giornata. Dico di sì, anche perché insomma lo abbiamo ascoltato anche dalle parole di Valentina, la famiglia è una squadra, ci si aiuta. Che non è in casa non ci sono carretti da trainare, ma bisogna collaborare tutti quanti in ugual misura.